sing, sing at the top of your voice. È stato presentato a Perugia con un congresso promosso dai socialisti e riformisti per l'Umbria il nuovo piano dei trasporti regionali umbri. Obiettivi: sul piano regionale, apertura verso le reti europee con connessione ai nodi di Roma e Firenze dal punto di vista ferroviario, aumento dei collegamenti con l'aeroporto Fiumicino e potenziamento del trasporto per quello di San Francesco. Sul versante interregionale, potenziamento del trasporto nei territori di confine e su quello regionale, risoluzione delle criticità. Uno su tutte il nodo di Perugia, che interessa 200.000 veicoli al giorno dei 400.000 che si muovono in tutta la regione. C'è una grande sfida sul trasporto pubblico locale, con l'esigenza di proseguire nel cammino di efficientamento che è stato intrapreso recentemente, arrivando ad una rete integrata pienamente tra tutti i soggetti che possono portare con le loro specificità un contributo importante, a partire dalla ferrovia, per passare alle grandi reti extraurbane e urbane di servizio di trasporto pubblico su gomma, e per finire alle reti di mobilità alternativa e di terza rete, penso a autobus a chiamata, eccetera. La proposta che noi come giunta abbiamo fatto e che deve essere adottata definitivamente dalla giunta regionale, poi andare in consiglio regionale entro l'anno, io spero, anzi deve andare in consiglio regionale entro l'anno, perché questo peraltro è propedeutico alla nuova gara per l'affidamento dei servizi che si dovrà fare entro il giugno dell'anno prossimo. Nella gara dell'affidamento dei servizi si dovranno garantire i diritti dei lavoratori riguardo alla contrattazione nazionale e locale e riguardo anche a quanti servizi verranno svolti in questa regione e per quante persone poi saranno poi necessarie per svolgere questi servizi. Nel progetto sinergico che darà nuova vita alla mobilità in Umbria, la chiamata si rivolge a tutte le parti, cittadini compresi. Noi umbri dobbiamo aver presente una cosa: ci muoviamo troppo in automobile. Sicuramente questo è dovuto a una difficoltà nel proporre schemi di trasporto pubblico, ma non ci possiamo consentire che su 1.700.000 spostamenti al giorno in auto privata che interessano la nostra regione, oltre il 50% sono per accedere, uscire o muoversi all'interno di Perugia, Terni e Foligno.